Salve a tutti ragazzi, io sono Zorbet e benvenuti in questo nuovissimo video di Super Smash Bros. Brawl, il 16° modalità avventura. Continuiamo immediatamente, siamo arrivati al salone fatiscente 32%, carichiamo subito i dati. Allora, nello scorso episodio siamo stati alle rovine con Lucas, allenatore di Pokémon, e diciamo che l'allenatore di Pokémon qui ha catturato due suoi Pokémon che gli sono stati appartenuti ma poi rubati, ovvero Ivysaur e Charizard. E poi, niente, abbiamo visto un piccolo video, eccetera, eccetera. Comunque, adesso facciamo il salone fatiscente, quindi facciamo immediatamente, premiamo A. Vediamo Lucas e allenatore di Pokémon, insomma, che hanno raggiunto questo salone. E adesso il Gallium, che abbiamo sfidato nello scorso episodio. Ah no, mi sono sbagliato, nello scorso episodio avevamo fatto la regione inesplorata, fail. Diciamo il Gallium che è sprofondato qua, adesso lo dovranno sfidare i nostri due eroi, che tra l'altro fanno spena al cazzo. Quindi, allenatore di Pokémon, scegliamo prima di tutto perché voglio provare Charizard. Eccolo qui ragazzi, il nostro bel Charizardone. E quindi niente, lo sconfiggiamo, almeno proviamo a sconfiggere il Gallium, ecco. Il Gallo. Vediamo un po' ragazzi gli attacchi di cui dispone Charizard, perché naturalmente tutti i Pokémon ce l'hanno diversi. Questo qui è Lanciafiamme, questo qui è Spaccaroccia e questo qui è volo infuocato, possiamo dire. Siamo attenti ai missili e diventiamo di metallo, almeno il supporto, un altro piccolo supporto, ecco. Vedete ragazzi, state attenti, non costate, perché sennò vi sotterra, e quindi se vi sotterra vi fa molto male, quindi non vi fate sotterrare, ecco. Aia. Cazzo, ci ha mandato fuori di schermo davvero davvero velocemente. Adesso utilizziamo Lucas e vediamo un po' se con Lucas lo riusciamo a battere, anche perché mi immaginavo che insomma ci mandasse fuori di schermo qualche volta. Utilizziamo DJ Fire, che non ha nessun effetto con Lucas, e ci spedisce quasi all'altro mondo lui, Gallium. Gli lanciamo qualche attacco di questa cosa lì, di questa, come si chiama, di questa bacchetta magica, volevo dire prima. Utilizziamo il DJ Electro qui, come cazzo fa, e uccidiamo il nostro bellissimo Gallium. Ok, lì vedo un trofeo, prendiamolo, non so naturalmente che è, perché ho visto, insomma, Gallium non me l'ha consentito, insomma, di farlo vedere. Dopo i colpi, insomma, che ha ricevuto da Mart, Ike e Meta Knight, dopo i colpi che ha ricevuto da questi nostri due eroi, il Gallium si attiva, perché diciamo che quando ha subito tanti danni si attiva, ha una bomba sottospaziale in testa, con un timer di soli 15 secondi, riesce insomma a volare in alto, ma Lucas si salva, perché con un DJ Electric gli spacca il braccio, e la bomba insomma esplode nel cielo senza però colpire due eroi. Quindi si schianta a terra, apparentemente, perché Meta Knight prontamente li salva. Vedete che la bomba su spaziale raccoglie tutte, anche il trofeo di Wario che c'era prima. E quindi adesso il trio, oppure il duo di Lucas e di allenatore di Pokémon, oppure il trio di Meta Knight, Marte e Ike, diventa una cinquina. E proprio questo livello è una cazzata, è solo questo, insomma, una boss battle, semplice, però ci ho fatto vedere un po' un pezzo della trama, e cinque eroi che finalmente si uniscono. Quindi, livello completato, Gardevoir, benissimo, non c'è nemmeno un video secondario, quindi perfetto, non dura un cazzo, salone fatiscente, scopriamo questi dati. Nel prossimo episodio faremo la regione inesplorata, seconda parte, io chiamerò regione inesplorata, seconda parte. Quindi da Piperuzorbet è tutto, ciao a tutti.